Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Era capitato, mi era capitato a livello individuale, che ci fosse qualcuno che per protestare contro quello che succedeva nella guerra praticamente si rifiutasse di affrontare un atleta del paese che identificava come il paese che si stava comportando scorrettamente con il suo in una competizione sportiva. E non è capitato neanche tantissimo tempo fa, perché stiamo parlando delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma chiaramente se non si disputate nel 2021 stiamo parlando di 7 mesi fa. È capitato alle Olimpiadi, dove un judoka algerino, Fethin Hurin, per non sfidare un atleta israeliano si è praticamente ritirato prima dell'inizio delle gare e ha giustificato questo dicendo che il suo sostegno alla causa palestinese gli impediva di competere con un israeliano. Quindi cosa è successo? Che praticamente, laddove non è intervenuta l'organizzazione mondiale, in questo caso per andare a vedere quali sono i paesi in conflitto, quali sono i paesi aggressori in quelle che sono le guerre che si disputano un po' di tutto il mondo, per fare in modo che tutti quanti quei paesi aggressori nei confronti di altri venissero esclusi dalle competizioni internazionali, in questo caso era un'iniziativa personale che ha fatto anche storcere il naso a quelli che sono gli sportivi classici, che vedono nello sport anche la possibilità di incontro, la possibilità di creare una diplomazia, la possibilità di dare un esempio a una società che molto spesso è mossa dagli interessi economici e che porta a determinate follie come la guerra. Ecco, in quel caso invece, malgrado fosse una causa che conosciamo bene, quella palestinese contro quella israeliana o viceversa, in quel caso abbiamo un po' storto il naso, perché comunque sia si tradiva il principio dello sport. Bene, non è più così, non è più così, perché adesso sono addirittura le organizzazioni che fanno sport a stabilire che gli atleti di quel determinato paese aggressore non debbano partecipare a delle manifestazioni, sportive. È un po' il far pagare al popolo che subisce molte volte le decisioni che arrivano dall'alto in un ulteriore modo, o per far pressione verso quel paese attraverso lo sport, che prima era intoccabile, era puro, non si metteva in mezzo, anche quando era stato coinvolto negativamente, perché ricordiamo che in altri casi è capitato che lo sport abbia subito quello che arrivava dall'esterno, malgrado volesse continuare a essere sport e malgrado non volesse entrare in quelle che erano dinamiche che venivano ritenute scorrette rispetto alle correttezze che lo sport stesso insegna. Insomma, quello di escludere i tanti Piero di una guerra, la guerra di Piero, ricordate la canzone, di due poveri che si trovano uno contro l'altro e che non hanno certo deciso loro di doversi affrontare e che l'uno doveva sparare prima dell'altro. Ecco, anche in questo caso stiamo scaricando sui tanti Piero di questa vicenda un problema che non nasce certo nella società, nasce dall'altro e poi la pagano quelli che sono i più piccoli, quelli che poi alla guerra ci vanno. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra.